Questo è un modo naturalmente per invogliare i cittadini anche a rendere viva questa piazza, Piazza Zucchi, quindi a far sentire sempre più vivo il quartiere di Saione, quindi ringrazio anche la SCIA, Confagricoltura, Confesercenti per questa iniziativa. Sapori e saperi aretini, il mercato contro il degrado, il vivere, il quartiere contro insomma, i fatti di cronaca che purtroppo questa piazza, Piazza Zucchi, ma il quartiere di Saione, insomma, in questi ultimi mesi hanno vissuto. Questa è l'iniziativa di Confesercenti assieme alle organizzazioni del mondo dell'agricoltura, un mercato permanente che ci sarà ogni martedì. Rimango senza parole, oggi Saione è una piazza che vive, una piazza che respira, quello splendore e quel profumo che a Saione mancava, perché Saione era troppo alla ribalta per eventi negativi, per il degrado. Oggi invece c'è gente che partecipa con i loro acquisti a una festa che noi vogliamo rinnovare ogni martedì qui in Piazza Zucchi. Il quartiere ha dei problemi per quello che è accaduto nei mesi passati, quindi ci sembrava una buona risposta per fare in modo di dare fiducia agli operatori che sono a posto fisso e che naturalmente si aspettano che si parli bene del quartiere. Ecco, una delle problematiche che insomma sono subito sorte quando se n'è andata la Polizia Municipale, credo che oltre al mercato anche la presenza insomma delle forze dell'ordine sia comunque sempre importante. Sì, naturalmente è importante, in questi mesi la loro presenza si è notata in maniera più importante, sicuramente avvertita. Naturalmente avere un'occasione settimanale come questa, ogni martedì mattina vedrà Piazza Zucchi animata dai banchi dei prodotti agroalimentari del territorio, è una bella occasione, è una zona con tante potenzialità e quindi ci si sta cercando insomma di impegnarsi affinché funzioni. E qui tutti i cittadini potranno trovare una vasta gamma di prodotti del nostro territorio. Andiamo dalla frutta e la verdura di stagione a miele, olio, leguminose. Quindi tutti i prodotti di qualità che hanno grandissime doti, non solo da un punto di vista di sapore, ma anche da un punto di vista nutrizionale. Che cosa porta un mercato in un quartiere? Ma sicuramente porta salute, perché la salute appunto viene anche mangiando, e sicuramente porta anche una socialità che purtroppo in alcune zone anche della nostra città piano piano venivano perse.